Ehi amici, benvenuti, anzi bentornati alla nostra cara vecchia serie dove tutto ebbe inizio. Abbiamo reagito ai miei pazienti, abbiamo allargato gli orizzonti, abbiamo reagito agli youtuber stranieri, quindi ai full day eating degli youtuber stranieri, abbiamo reagito ai miei iscritti. No, no, questo qui è uno spoiler coming soon. Ma oggi siamo qui, signori e signori, per reagire ai full day eating degli youtuber italiani come ai vecchi tempi. Per chi non conoscesse la serie, questo è il primo episodio che sta guardando. Guarderemo assieme e commenteremo i full day eating di alcuni youtuber. Faremo tutte le considerazioni del caso in base al loro stato, alla loro forma fisica e ai loro obiettivi. E dopodiché darò delle valutazioni al loro full day eating in termini di macronutrienti, varietà e soprattutto salubrità della dieta. Diciamo che questo è il voto più controverso. Quindi direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e di iniziare a guardare. Allora, il primo full day eating che voglio andare a guardare è quello di Danny Lazzarin. Effettivamente, Danny lo abbiamo già visto in uno scorso episodio di questa serie. Tuttavia, ha fatto dei cambiamenti, motivo per il quale voglio riportarlo in questa serie. 2 mesi fa ha fatto questo video in cui diceva, comunicava di voler diventare vegano. Video che ho visto, appunto, e mi ricordo che faceva questo tentativo di mangiare solamente alimenti vegetali, fare questa prova appunto e fare una sorta di reportage di quanto sarebbe successo. Dopodiché, 1 mese fa, video che non ho visto ma che volevo vedere da tanto tanto tempo, ho visto soltanto lo spoilerino iniziale, ha registrato questo full day of eating in cui fa vedere cosa mangia in 24 ore adesso che sta seguendo una dieta vegana. Quindi direi adesso finalmente di guardarcelo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo promesso sin da subito di riportarvi la mia dieta nel percorso vegano. Così verrà fatto, infatti da stamattina fino a questa sera sarete con me per vedere quello che sto mangiando in questo periodo. Seguiremo quella che è la dieta che mi è stata stilata, ovviamente. Di conseguenza vedremo le grammature, vedremo un po' tutto, che so che a voi piace questa cosa della grammatura, ma non solo, vi farò anche vedere come vado a realizzare questi piatti, perché ovviamente ammetto che abbiamo dovuto io e la Cherry stuzzicare un po' l'ingegno e informarci un po' nell'internet per riuscire a rendere questi piatti un po' più sfiziosi, soprattutto per la colazione. Assolutamente, uno dei pregiudizi quando si pensa alla dieta vegana è che le cose non siano abbastanza buone, abbastanza sfiziose, o perlomeno non lo siano tanto quanto la controparte onnivora. In realtà vi devo dire, io faccio non larghissimo, ma diciamo un buon consumo di alimenti che sono pensati per i vegani, cioè alimenti vegetali, che andrebbero mangiati da tutti, ma che spesso vengono assoggettati soltanto alle persone vegane, che quindi escludono altre fonti, per esempio proteiche. E vi devo dire che tutti questi alimenti, se mangiati ovviamente sciapi, ovvero senza nulla, non sono mai il massimo. Tuttavia, basta qualche accortezza nella preparazione, qualche ricetta messa strategicamente, e vi devo dire che i piatti vengono alla fine veramente, veramente buoni. Talvolta non hanno niente da invidiare alle controparti con ingredienti animali. Abbiamo la colazione, ecco qua, il piatto unico, 60 grammi di farina d'avena, oppure qua nella dieta c'è la variante disponibile in fiocchi. In questo caso abbiamo scelto i fiocchi d'avena, appunto. 200 grammi di frutta fresca, abbiamo mirtilli, lamponi e fragole. Si passa al burro di arachidi, 10 grammi. Per poi passare alle proteine, ovviamente manca la componente proteica in quanto non posso utilizzare yogurt o albume. Io mi sono fatto inserire una variante, infatti sotto vedete che avrei una variante di yogurt greco, ma sono riuscito, grazie a questa ricetta che adesso andremo a vedere, a non utilizzare mai lo yogurt. Siamo riusciti a renderlo davvero piacevolissimo. In realtà esistono delle varianti proteiche per la colazione che non comprendono appunto lo yogurt greco o l'albume, come per esempio potrebbe essere il latte di soia. Tra l'altro esiste un latte di soia arricchito in proteine che è in commercio, però quello effettivamente è latte di soia con proteine vegane aggiunte, niente di che. Quindi alla fine, fondamentalmente, utilizzando le whey, non sono delle whey, utilizzando il blend proteico vegano è come mangiare un po' la stessa cosa. Poi esistono anche degli yogurt di soia, degli yogurt vegani, esiste anche uno yogurt greco vegano, però c'è da dire che la quantità proteica in questi prodotti è minore, non di poco,
rispetto alle controparti animali. Comunque fino a qui mi sembra una colazione molto piena, con tanti alimenti e anche molto completa. Ed ecco come si compone tutte le mattine in questo periodo di dieta vegana la mia colazione. Il nostro porco. Ha detto tutte le mattine uguale, quindi meno una stella in varietà al nostro caro buon Danny. Ridge. Ma non solo, abbiamo anche un'integrazione nella nostra dieta: la vitamina D3, l'omega 3, due capsule e un multivitaminico. Quando si segue una dieta vegana bisogna attenzionare molto il fattore integrazione. Lui ha preso la vitamina D3, suggerita effettivamente nei vegani, ma non solo, perché è vero, le fonti di vitamina D sono per lo più animali. Tuttavia la vitamina D è proprio una vitamina che può essere carente in tantissimi soggetti innanzitutto, ma anche in coloro che seguono una dieta con alimenti animali. Questo perché la maggior parte della vitamina D che assumiamo in realtà la produciamo noi stessi attraverso l'esposizione ai raggi solari. E in questo secolo, dove ci siamo spostati tutti quanti a lavorare dentro casa oppure in ufficio con luci artificiali davanti a un computer, ci esponiamo davvero poco al sole. Adesso lui senza maglietta mi sembra un periodo estivo, però comunque resta vero che esponendoci poco al sole, soprattutto nei periodi autunnali, invernali, primaverili, è suggerito integrare la vitamina D. Ma non soltanto appunto nei vegani, bensì anche negli onnivori. Poi ha preso gli omega 3, e qui bisogna fare attenzione al fatto che gli omega 3 siano effettivamente vegani, perché gli omega 3 vengono fatti dal grasso del pesce, quindi i vegani generalmente non li consumano, però esistono appunto degli omega 3 che vengono realizzati, che vengono presi da delle alghe, e quindi effettivamente si possono utilizzare anche quelli lì. Gli omega 3, scordavo di dire che sono un nutriente che è suggerito in integrare in chi è vegano, perché appunto le fonti in quel caso sono per lo più animali come il pesce, e le fonti vegetali contengono un omega 3, l'ALA, che rispetto all'acido docosahexaenoico o l'acido eicosapentaenoico, DHA ed EPA, sono diciamo meno biodisponibili. Quindi effettivamente anche andando a mangiare delle fonti di omega 3 come le noci oppure i semi di lino, l'integrazione può essere comunque raccomandata. Poi c'è un multivitaminico completo che può essere raccomandato appunto in chi segue dieta vegana, ma anche in chi non la segue, e soprattutto visto che sta seguendo una dieta low carb, quindi probabilmente è in ipocalorica, e mentre in ipocalorica ha ancora più senso colmare eventuali carenze, eventuali deficit con il multivitaminico. Per rendere il tutto più comprensibile e anche un po' eccitante, perché no, darò un voto ad ogni singolo pasto. Quindi, ok, quindi anche Danny darà i suoi voti in più. Andiamo a preparare la colazione, quindi il nostro porridge. Utilizzerò il latte di soia perché sono un birichino. Ecco, lui comunque il latte di soia che citavo prima lo sta utilizzando, quindi sto utilizzando latte e proteine vegane, e come vi dicevo è uguale ad utilizzare il latte vegano, il latte di soia già arricchito con proteine. Questa prima boccata è da 10 su 10. Se io vado a prenderne una senza il burro di arachidi, vado ad assaggiare, onesto è buono, piace anche a me. Sarei bugiardo nel dire che non è buono, quindi do un 10 su 10. Assolutamente, secondo me se lo merita pure un 10 su 10 un porridge vegano, perché effettivamente è l'unica cosa che può mancare. Può essere lo yogurt greco, che ahimè nel porridge non è proprio l'alimento che ci sta meglio, e più che altro realizzando un porridge viene soltanto sostituito il latte con il latte di soia, poi vengono messe le proteine che sono ovviamente buone, danno un buon sapore, quindi ovviamente non è una ricetta che cambia drasticamente le fonti, è sicuramente buona. Ed è il momento del pranzo, ovviamente siamo qua tutti quanti, analizzeremo anche il pranzo della ciurma. Partiamo da Chiara. Abbiamo due piadine. Due, non una. Con crudo, rucola e squacquerone. Mentre dal nocciolino. Oggi la cucina propone petto di pollo con zucchine al vapore sul letto di peperoni peperonata. Mentre la Cherry, come me, lì già al dovere, frittatina di albume e zucchinette. Tutti quanti fanno un pasto healthy, ovviamente in base al posto in cui lavorano. È veramente veramente bello trovarsi in una realtà come questa. Il gruppo crea l'abitudine. Vedete, nell'app abbiamo il nostro Enfu, bellissimo, 200 grammi. E così è come si presentano. E guarda che spettacolo. La verdura, che in questo caso ovviamente abbiamo fatto cucinando per due. Questa è olive e capperi, ma c'è anche una variante con spinaci e miglio. Miglio e spinaci. E do 9 su 10 a queste e 10 su 10 invece a quelle di spinaci e miglio. E le mie zucchine? Le sue zucchine. Andiamo ad assaggiarle.
11 su 10, quasi 12. Ok, vincono quindi le zucchine. Per pranzo sta mangiando delle verdure e poi sta mangiando l'emfu, che sarebbe una sorta di tofu realizzata a partire dai semi della canapa e non di soia. Anche questa qui è una fonte proteica. Non ho visto nient'altro, non ho visto fonte di carboidrati, ho visto un pacco di gallette sul tavolo, ma non so chi le sta mangiando, effettivamente se le sta mangiando Danny, però ci ha detto prima che sta seguendo una dieta low carb. Ad ogni modo, ha utilizzato un prodotto confezionato, quindi questi prodotti già pronti sono molto spesso molto buoni. Tuttavia lo scheletro nell'armadio sta nel fatto che hanno veramente veramente tanto tanto sale. Sicuramente il sale li rende molto buoni e molto appetibili insieme alle spezie che vengono utilizzate, però ovviamente se non si presta per nulla attenzione potrebbe rappresentare una minaccia, diciamo, alla salubrità della dieta. Adesso non so nel dettaglio quanto sale avesse l'emfu che ha mangiato lui, potrebbe anche non averne ed essere molto simile al naturale, però comunque è una cosa sulla quale bisogna essere messi in guardia. Solito Danny grossissimo che non entra nemmeno nel mio monitor. Siamo tornati nella nostra cucina per affrontare la cena. 300 grammi di verdure e il tempeh, che però abbiamo sostituito con il seitan, l'abbiamo invertito con il pranzo. Ok, sì, più o meno ci sta come sostituzione, cioè come inversione, perché andare a sostituire proprio il tempeh al seitan non è esattamente la stessa cosa, cioè bisogna attuare magari qualche accortezza sui macronutrienti. Poi vabbè, in realtà ho usato l'emfu e non il tempeh, però quelli sono già più vicini come macronutrienti. Invece il seitan è meno calorico, più proteico, molto meno grasso rispetto al tofu, al tempeh, all'emfu. Non ci stava benissimo la sostituzione, però ci sta effettivamente invertire gli alimenti nella giornata. Però attenzione, sembrerebbe che il seitan, essendo meno calorico, più proteico, meno grasso, sia un alimento migliore rispetto a tutti quelli che abbiamo citato prima. Però non sempre è così, perché oltre a questi aspetti bisogna osservare anche, bisogna attenzionare la qualità di queste proteine. Mentre il tofu e il tempeh vengono dalla soia, che ha un alto, anzi altissimo valore biologico, pari o molto simile comunque alla carne, il seitan viene prodotto dal grano, per cui si tratta della parte proteica, della frazione proteica del grano, quindi del glutine. E questo ha un valore biologico decisamente inferiore. Sappiamo appunto che quando si mangia la pasta, per completare quelle proteine, quindi ottenere tutti gli aminoacidi, c'è bisogno di mixare gli alimenti, quindi di fare delle combinazioni, ad esempio pasta più legumi. La stessa cosa vale per il seitan effettivamente, quindi una buonissima strategia potrebbe essere quella di mixare, quindi di abbinare il seitan a dei legumi, perché i legumi hanno gli aminoacidi essenziali che mancano appunto al grano, quindi mancheranno anche al seitan. C'è ancora una cosa da aggiungere su questo argomento, ovvero il fatto che non è sempre necessario andare a fare questi mix proteici di fonte proteica differente proprio nel momento del pasto, bensì si è visto che anche se mangio una fonte a pranzo e una fonte differente a cena, comunque avrò in circolo gli aminoacidi derivanti da entrambi gli alimenti e quindi andrò comunque a completare il profilo aminoacidico ed avere un alto valore biologico delle proteine. Quindi non per forza pasta e legumi assieme, seppur poi è un ottimo abbinamento ed è anche buonissimo, ma la cosa vale anche se mangio qualcosa a pranzo che abbia delle carenze in alcuni aminoacidi e poi colmo quelle carenze con una fonte differente a cena. Vado a mettere le nostre carote, abbiamo 337 grammi. Carotine preparate, andiamo a metterle nella nostra padella, andiamo ad impreziosire il tutto con un filo d'olio, un pizzico di sale, un pizzico di pepe. L'unica pecca nella preparazione di queste verdure è l'utilizzo di olio in cottura, però effettivamente riduce i tempi di cottura e poi è davvero un goccetto. Un consiglio è quello di utilizzare, di mettere anche un po' d'acqua insieme all'olio, effettivamente, per cercare di non far raggiungere il punto di fumo e quindi non far soffriggere l'alimento. Eccolo qua, siamo pronti, come vedete abbiamo aperto i nostri straccetti di seitan, guardate che spettacolo, andiamo a buttarli all'interno della nostra bellissima padella. Anche in questo caso non sta utilizzando il seitan vero e proprio, che è comunque un alimento, diciamo, naturale e quindi non ha né additivi e né tantissimo sodio, però sta utilizzando gli straccetti. Adesso non lo so, però c'è il rischio che anche questi siano molto ricchi di sale. Prepariamo
due belle gemme di omega 3. Andiamo ad assaggiare i nostri straccetti di seitan e carotine. Vi ho portato questa cena di proposito perché non tutte le sere utilizzo gli straccetti di seitan, ma uso gli hamburger vegani che adesso vi mostreremo. Ma questa ve l'ho voluto portare perché è una ricetta davvero molto facile, ma appagante. 10 su 10. Siamo arrivati alla fine di questo video per il prenanna. 100 grammi di pane, 10 grammi di miele che metterò su qualche fetta di pane, è un cucchiaino praticamente, poco più, e 200 grammi di frutta che in questo caso sono praticamente una pesca che mi mangio così. Il voto che do a questo prenanna è 8, ma non perché confrontato ad altri prenanna sia peggiore, ma perché solitamente i prenanna prevedono delle proteine e in questo caso però con questa dieta low carb Davide ha preferito mettermi del pane, degli zuccheri, della frutta per farmi dormire meglio, quindi è un prenanna un po' particolare che è stato inserito in questa precisa dieta. Ok, questo qui è il prenanna in maniera molto atipica, è soltanto glucidico. Lui ci ha detto perché Davide, credo Artrusi, gliel'ha messo appunto per farlo dormire meglio. Non è effettivamente un'idea per niente malvagia, anzi in realtà è molto sensata, perché i carboidrati, alcune fonti di carboidrati contengono triptofano che poi attraverso diverse reazioni porta ad avere una maggiore quantità di serotonina a livello cerebrale, quindi mangiare i carboidrati alla sera ci permette di essere più rilassati e di dormire meglio. Comunque poi in una dieta low carb senza dubbio si potrebbe avere più fame, la quantità di cibo che abbiamo visto mangiare a Danny non è tantissima, quindi andare a mangiare, a pagarsi un po' con dei carboidrati prima di andare a dormire sicuramente gli è necessario per non andare a dormire con il buco nello stomaco e sicuramente gli potrebbe regare qualche problema. Passiamo ai voti per quanto riguarda il full day of eating che abbiamo appena visto. Allora, in tema macronutrienti, in questo caso abbiamo visto effettivamente che sta seguendo un regime particolare, sta seguendo un regime low carb, cosa che io non sposo in realtà tantissimo, però voglio dire, lo sta seguendo Danny, cioè guardate, è Danny, sicuramente sa cosa sta facendo, o comunque chi lo prepara sa cosa sta facendo, conosce Danny e sa che risponde magari molto bene a questo tipo di diete. Quindi diete low carb in settimana e con una ricarica, quanto mi sembra di aver capito, credo settimanale. Su questo non mi sento di controbattere tantissimo, anche in realtà sull'apporto calorico totale della giornata mi sembra che stia abbastanza basso, abbiamo visto soltanto 4 pasti e togliendo comunque la porzione di carboidrati non mi sembra che abbia mangiato moltissimo, sicuramente sarà molto basso a livello calorico in questo periodo qui quando ha registrato questo video. Sull'apporto proteico in realtà mi preoccupo un tantino, lui non ha messo i macronutrienti però ho visto come fonti proteiche le proteine a colazione, quindi non so adesso quante ne abbia utilizzate di preciso, magari ne ha utilizzate abbastanza, quindi quelle proteine a colazione. Poi ho utilizzato due fonti proteiche differenti, l'EMFU e il seitan, e seitan è molto proteico, attenzione, l'EMFU altrettanto, un po' meno però del seitan, e nessun'altra fonte proteica negli altri spuntini. E questo in realtà mi fa dubitare del fatto che la quantità proteica sia sufficiente in realtà per una dieta che comunque è low carb e poi per un fisico come quello di Danny. In realtà esistono altre possibilità per fare degli spuntini proteici che non prevedono yogurt greco appunto e albume, ma anche lo yogurt greco di soia per esempio banalmente potrebbe essere un'opzione. Comunque poi non mi sento di ridire troppo su queste scelte, anche perché non conosco effettivamente le quantità precise delle proteine vegane a colazione. Ecco, adesso le ho trovate, sono 50 grammi, proteine della soia isolate 50 grammi, quindi effettivamente sono due porzioni di proteine. Comunque non mi sento di fare troppi appunti su questa distribuzione dei macronutrienti, sicuramente è in linea con gli obiettivi che hanno, quindi mi sento di dargli delle buonissime 4 stelle ai macronutrienti di questo full day of eating. Più che altro perché non sono molto bilanciate, perché non ho tantissima fiducia sull'apporto proteico, ma sicuramente potrei essere smentito su questo. Per quanto riguarda invece la varietà della dieta vegana di Danny, qui non si possono non dare 5 stelle. Ha mangiato diverse fonti proteiche, ha mangiato l'EMFU, semi della canapa, ha mangiato il seitan e ha mangiato a colazione invece le proteine della soia, quindi sono 3 fonti proteiche che anche dall'origine
origine sono diverse. Se avessi mangiato per esempio il tofu, avrebbe avuto due volte la soia. Poi ha variato le verdure che ha mangiato, zucchine, carote, adesso sta mangiando il frutto. Ha variato anche le fonti di carboidrati, seppur siano poche, quindi ha utilizzato l'avena a colazione, adesso sto utilizzando il pan bauletto. Quindi per quanto riguarda appunto la varietà della dieta, in questo caso di Danny, bisogna di dargli 5 stelle. Infine, per quanto riguarda la salubrità di questa dieta, c'è da porre appunto l'attenzione all'utilizzo di alimenti confezionati. Avrei preferito sinceramente vedere di più l'utilizzo di alimenti, diciamo, naturali. Sono comunque processati in un certo senso, ma naturali. Alcuni esempi potrebbero essere il tofu, sarebbe potuto essere il seitan, però proprio il blocchetto di seitan e non degli straccetti di seitan aromatizzati e con il sale aggiunto. Sarebbe potuto essere il tempeh, avrebbe potuto utilizzare anche effettivamente la soia disidratata da reidratare per preparare tante buone ricette. Insomma, lo dico soltanto perché ho utilizzato due volte appunto in tutti e due i pasti principali degli alimenti confezionati. E come dicevo, possono comportare l'eccessiva presenza di sodio e di additivi. Per il resto, comunque, in realtà anche sulla salubrità della sua dieta appunto non ho niente da aggiungere. Ha mangiato tutte delle fonti salubri e quindi in questo caso mi sento di dargli ben 4 stelle alla salubrità del full day of eating di Dan. Super super interessante. Anche io ho registrato un full day of eating vegano tempo fa, ma davvero tanto tempo fa, e se volete, se me lo scrivete magari qua sotto nei commenti, posso registrare anch'io un altro full day of eating, oppure perché no un'intera settimana, quindi con la distribuzione degli alimenti in tutta la settimana, quindi un full week of eating vegano. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'idea. Andiamo a vedere il secondo full day of eating della giornata, full day of eating di Domingo Poliandri. Andiamo a vedere un pochettino cosa mangia il caro Domingo. Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video full day of eating, ma a differenza degli altri full day non vedrete solamente quello che mangio, ma quello che faccio durante una giornata, da quando mi sveglio fino a quando dormo. E come sapete mi sono messo in definizione da aprile e ho perso già 7-8 kg, ero 94. Lui sta facendo un cut da abbastanza tempo e questo è anche il risultato che ha ottenuto. Niente male, si vedono molti più dettagli adesso ovviamente rispetto alla foto dell'inizio cut. Quindi innanzitutto bravo Domingo per i risultati. Beh, l'addome al mattino comunque si vede anche più del previsto, più di quanto ci ha fatto vedere prima. Sono 86,8, ma questa bilancia sballa di 500 grammi, quindi sono 86,3. La mia colazione consiste in un caffè e ovviamente invece di mettere lo zucchero uso il dolcificante. Non conteggio ovviamente il caffè perché non ha calorie, come sapete. Ne ha tipo 10 calorie in realtà, quindi assolutamente trascurabili. Proprio all'italiana, quindi caffè a colazione a digiuno. Passo alle proteine della Zec isolate, mi faccio un 30 grammi di scoop e a volte prendo anche un budino. I budini ovviamente sono quelli della Milk Pro, 20 grammi, ma i miei preferiti sono quelli al caramello. Il cream caramel. Questo è la colazione, quindi lui prende in questo caso le whey oppure prende il dessert proteico, mi sembra di aver capito. Carboidrati non ne mangio solitamente, se non quelli che ci sono nel budino. O per esempio mi posso fare delle fette biscottate, anzi in questo caso me ne faccio 4. E ci metto una marmellata senza zuccheri. Non le stava mangiando, però oggi gli andava. 4 fette biscottate, poi con la marmellata senza zuccheri aggiunti di Zueg. E volendo in extremis ho burro d'arachidi della Zec, magari una col burro e una con la marmellata. Quindi colazione, 4 fette biscottate, 30 grammi di proteine whey isolate della Zec, a volte in aggiunta a un budino. Ah ok, quindi il budino in realtà sembra essere in aggiunta. Allora vabbè, in realtà per la colazione, soprattutto quella, commentiamo quella che sta facendo oggi, comunque non tutte le alternative che fa nelle varie giornate, mi sembra abbastanza bilanciata. Anche gli alimenti comunque sono abbastanza buoni, cioè prende delle proteine in polvere, poi prende appunto le fette biscottate, che sono una discreta fonte di carboidrati, ci mette su della marmellata light, comunque vuole stare giù con le calorie evidentemente, opta per la versione senza zuccheri, quindi senza zuccheri aggiunti, e poi del burro d'arachidi, quindi ci sono effettivamente
carboidrati, proteine e grassi. Non ho capito appunto se mette il budino in aggiunta o se lo sostituisce alle whey, sarebbe più logico sostituire alle whey, però magari alcuni giorni ha bisogno di avere più proteine a colazione perché poi magari non le mangerà durante la giornata, e in quel caso comunque ci sarebbe una doppia fonte proteica, una colazione un pochettino più sbilanciata, però magari poi la compensa nella giornata. Chiuderò più o meno sulle 2000-2500 kcal, a meno che non esco, mi faccio qualche pasto serale un po' più sporco, ma se sto a casa riesco a rispettare la dieta. Mangiare fuori ovviamente rende più difficile il poter seguire la dieta. Per pranzo solitamente io mi faccio i tortellini di Giovanni Rana, porzione singola da 125 grammi. Attenzione, quindi per pranzo preferisce i tortellini al prosciutto crudo. Sono 350 kcal insieme alla panna da cucina. Calcolerò un 25-30, ovviamente mezza porzione. Questo pranzo mi fa un pochino storcere il naso, non perché voglia demonizzare gli alimenti, panna light comunque, tortellini sicuramente buonissimo, però ci sarebbero delle opzioni che già mi vengono in mente per realizzare lo stesso piatto un po' meglio. Ci vorrà almeno un minuto di cottura e sono pronti. Comunque sì, i tortellini sono la salvezza, come il couscous, forse anche meglio del couscous, per fare un pranzo comunque un pasto velocissimo, perché il tempo di cottura è davvero un minuto, quindi il tempo che riemergono e sono pronti. Comunque, qual è effettivamente il problema legato all'utilizzo dei tortellini? Effettivamente non c'è un problema, però attenzione semplicemente al sale, soprattutto i tortellini con il prosciutto crudo presentano veramente veramente tanto sale. Più che altro basta semplicemente stare attenti e magari non aggiungere il sale nell'acqua di cottura, anche perché comunque essendo un alimento già salato di per sé sarà già altrettanto saporito. Adesso ci mettiamo mezza confezione di panna dentro la pentola e mangio direttamente lì, così rimangono caldi. Ok, quindi poi come fonte di grassi sta optando per della panna da cucina, come ho detto, con la metà dei grassi rispetto alla panna tradizionale, ma resta comunque una panna da cucina. Mischiamo il tutto, poi ci mettiamo un pizzico di sale. Appunto il discorso del sale, i tortellini già hanno tanto sale, in questo caso lui ne ha aggiunto ancora un altro pizzico. Come proteine non mangio niente perché questo è un pasto completo alla fine, però a volte mi cucino del tacchino. Ok, quindi in questo caso non c'era una vera e propria fonte proteica, magari raggiunge comunque l'apporto proteico giornaliero agli altri pasti. Dice che è un piatto completo, effettivamente concettualmente lo è, perché i tortellini, contenendo appunto il prosciutto, apportano comunque qualche proteina, non tantissime, ma le apporta. Questo qua voglio. Ok, non capisco se lo sta mangiando come dolcetto dopo pranzo oppure siamo già ad una merenda. In quel caso, se fa parte del pranzo, effettivamente c'è un'altra fonte proteica, che è appunto questo budino qui. Almeno una volta al giorno faccio la cacca, prima o dopo pranzo. Perché effettivamente dopo la mattina o dopo il pranzo, dopo una colazione o dopo aver comunque mangiato il pranzo, l'aver mangiato stimola la peristalsi intestinale, se vogliamo porre un po' di scienza a questa scena qui. Invece quando fai squat e stacco poi mi viene quelle scoregge. Anche lo squat e lo stacco a questo punto stimolano la peristalsi intestinale. E ogni tanto quando c'è il sole mi faccio una bella camminata, perché comunque prendere il sole per mantenere un po' di colore fino a che non arriva l'inverno è l'ideale, anche per la vitamina D. Esatto, in questo caso sta integrando naturalmente la vitamina D. E si attiva meglio sotto i raggi solari. Non è tanto che si attiva meglio, è che proprio la vitamina D viene formata, viene prodotta a partire dal colesterolo cutaneo della pelle, grazie alla presenza dei raggi ultravioletti, quindi non è che si attiva la vitamina D, bensì proprio la produce in questo caso, quindi la sta assumendo. Puntina della Legend Bar della Zec Plus, e sono 70 grammi a 278 kcal. Ho fame, ci dovrebbero essere i fior di fragola, questi non sono molto calorici, dovrebbero essere intorno alle 50 kcal. Io ho ancora fame, perciò mangerò dell'uva, tanto da carboidrati ne ho mangiati pochi. Ok, quindi come pre-workout ha preso degli zuccheri, delle fonti comunque abbastanza veloci, dell'uva e del gelato. Oh, attenzione che l'uva comunque è molto molto zuccherina. Vediamo cosa c'è per cena. Ed eccoci qua dopo l'allenamento giunti alla cena. Una bella tagliata. Ora cucinerò la bistecca al sangue. È venuta veramente al sangue, quindi veramente molto buona. Quindi sta mangiando la tagliata, però non abbiamo visto alcuna fonte di carboidrati in questo pasto qui. Magari li ha anticipati tutti quanti a prima dell'allenamento, li percepisce forse meglio in allenamento.
Mi è venuta fame, dopo cena faccio lo spuntino. Ok, quindi è molto intuitivo in realtà. Fa il conteggio calorico, non so se lo fa soltanto in questo momento il conteggio calorico per il video, come magari faccio anch'io durante i miei full day of eating quando ne registro uno, oppure se conta le calorie sempre come suo metodo dietetico, diciamo, come sua opzione dietetica, dato che comunque mi sembra che mangi un po' a sensazione in base anche all'appetito che c'ha. Comunque vediamo cosa mangia come snack dopo cena a questo punto, visto che ha cenato e adesso c'ha fame. Siamo arrivati a 1517 kcal, poi penso mi mangerò anche un budino e le faccio ovviamente bollite. E poi queste noci prese al Lidl della Alisto, 15 grammi. Ok, quindi poi ha fatto alla fine uno spuntino dopo cena abbastanza completo con grassi delle noci, con le uova e con il budino proteico. Non proprio completissimo, appunto, mancano i carboidrati, però diciamo che come spuntino post cena in realtà ci sta. Non è proprio necessario mettere i carboidrati a qualsiasi pasto. E poi mi sembra che lui dopo allenamento, comunque alla sera, stia cercando di evitarli, o perlomeno in questo giorno, in questo full day of eating, non li ha mangiati. Puntino dopo il dopo cena, una mozzarella. Quindi c'è una modalità qui per scannerizzare i cibi, ce la trova, mozzarella granarola, vedete, 100 grammi, 2200. Ok, quindi ho recuperato il momento esatto nel video in cui ci sono i macronutrienti, in cui appaiono i macronutrienti della dieta di Domingo, così da poterli anche commentare. Allora, passiamo quindi ai voti e partiamo come sempre dai macronutrienti. Allora, ce li abbiamo proprio qua davanti, grandissimi. Domingo oggi ha mangiato 2200 calorie circa, con 210 grammi di proteine, circa 180 di carboidrati e 75 grammi di grassi. Certo, all'inizio del full day of eating, quando si è passato alla mattina, di pesare sugli 85 kg in media. Quindi effettivamente vediamo che ha un apporto calorico che sicuramente è ipocalorico rispetto al suo dispendio, in quanto appunto sta facendo cut, tra l'altro non aggressivo, quindi in realtà sposo un po' questa sua idea di non eccedere con la restrizione calorica. È una buona strategia che permette di mantenere poi il peso perso, mantenere la condizione meglio, di fare meno fatica, di perdere meno massa muscolare, quindi è totalmente approvata questa sua modalità di cutting. Però poi divide i macronutrienti in una maniera un po' particolare: un apporto proteico particolarmente alto, 210 grammi di proteine, non credo che sia uguale in tutti quanti i giorni, perché mi sembra che abbia mangiato un po' in maniera, diciamo, intuitiva o comunque seguendo molto le sue voglie del momento. Mi sembra che lui abbia attenzionato soltanto le calorie e non proprio il rapporto tra i macronutrienti, e abbia mangiato pochi carboidrati e un rapporto invece abbastanza corretto di grassi. Effettivamente i grassi sono 75 grammi e lui pesa 86 kg, quindi diciamo che ci stanno, e poi soprattutto rientrano tra il range raccomandato, che è tra il 20 e il 30-35% di grassi nelle calorie della dieta. L'unica cosa su cui avrei da ridire qui è l'apporto di proteine molto elevato. Può essere tenuto strategicamente elevato durante un cutting in realtà per due ragioni. La prima è quella di perdere meno massa muscolare durante il dimagrimento, ovvero se io ho una dieta più iperproteica perdo meno massa muscolare mentre sono in cutting. La seconda ragione può essere quella di alzare strategicamente le proteine per essere più sazi. Effettivamente tra i macronutrienti le proteine sono uno di quelli, forse lo giocano con i grassi, che ci saziano di più. Sono proprio degli aminoacidi che sono proprio responsabili della sazietà, per cui mangiare più proteine tendenzialmente ci rende più sazi e ci permette di stare a calorie più basse. Però in questo caso appunto lui sta abbastanza alto, 2 grammi sarebbero 160 grammi, per lui 170 grammi, e invece lui sta nemmeno a 2,2 ma addirittura a 2,5, in realtà 2,47, quindi 2,5 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, che mi sembrano abbastanza elevate. I carboidrati sono bassi, non so se è una sua strategia appunto o meno, o è stato soltanto un caso, però diciamo che i carboidrati a 180 grammi sono un po' al minimo, soprattutto per uno sportivo della sua stazza. Infine, se devo aggiungere ancora qualche commento sui macronutrienti, avrei da ridire un attimino sull'apporto di fibre della dieta, che anche loro costituiscono effettivamente un macronutriente. L'unico apporto di fibre di questa dieta mi è sembrata essere stata la frutta, quindi l'uva nello spuntino prima dell'allenamento, e le fette biscottate integrali, che sono l'unica cosa integrale che era presente. Poi non ho visto effettivamente verdure, che sono, diciamo, la parte importante dell'apporto di fibre, soprattutto perché contengono delle fibre solubili. Quindi in questo caso mi sento di penalizzare ancora un minimo Domingo proprio per questa ragione qui. Quindi se devo dare un voto ai macronutrienti di Domingo, gli do 3 stelle. Per
quanto riguarda invece la varietà della sua dieta, l'ho visto in realtà variare abbastanza. L'unica cosa su cui effettivamente non è stato vario sono state le verdure, perché mi sembra che non siano state presenti. Quindi se dobbiamo dare un voto a questo full day eating in termini di varietà, gli diamo 4 stelle. Invece per quanto riguarda la salubrità, qui c'è qualche elemento appunto negativo da contestualizzare. Partendo dalla colazione, in realtà non c'è tanto da ridire, ha preso delle whey, ha preso delle fette biscottate con la marmellata, un po' di burro d'arachidi. Passando invece al pranzo, ci sono state delle scelte che sono state meno salubri dal mio punto di vista, ovvero l'utilizzo dei tortellini al prosciutto crudo, e attenzioniamo anche il fatto che lui li mangia, detto, molto spesso, più che altro per il discorso legato alla presenza di tanto sale, e poi per l'utilizzo della panna da cucina leggera. Però qui sto vedendo proprio in questo momento che ne ho utilizzato effettivamente soltanto 25 grammi. Però in realtà non ho utilizzato l'olio extravergine di oliva, che è una fonte buona di grassi, e mi sembra che non l'abbia utilizzato nemmeno a cena, a meno che non l'abbia visto io, e ha utilizzato al suo posto comunque la panna, che è una fonte di grassi saturi. Anche se ho utilizzato quella leggera, comunque apporta un discreto quantitativo. In realtà, come suggerimento, potrei dargli a Domingo quello di utilizzare, piuttosto che la panna, dei formaggi freschi spalmabili, che hanno magari un quantitativo maggiore di proteine e un quantitativo minore di grassi, così poi da colmare la quantità mancante di grassi appunto con l'olio extravergine d'oliva. Poi infine abbiamo visto a cena la carne rossa, ne ha mangiata una buona quantità, quindi sui 300 grammi. Questo vuol dire che per questa settimana Domingo non dovrebbe mangiare ulteriormente carne rossa, dovrebbe mangiarne soltanto una piccola porzione, appunto per raggiungere i 400 grammi, che dovrebbe essere il tetto massimo, o perlomeno questo è quello che ci dice Yark. Poi non ha mangiato comunque verdure, né a cena né a pranzo. Ha mangiato poi ulteriormente grassi saturi dalla mozzarella pre-nanna, facendo tutto un totalone. Dovendo dare un voto alla salubrità della dieta di Domingo, mi sento in questo caso di dargli 3 stelle. Mi sembra un voto abbastanza bilanciato. Non c'è niente di scandaloso, soprattutto niente di scandaloso come altri full day eating che abbiamo visto, però effettivamente ci sarebbero tanti aspetti che si potrebbero migliorare. Questo è tutto per quanto riguarda questo episodio di Dietista Reagisce ai full day eating degli youtuber italiani. Fatemi sapere cosa ne pensate voi dei full day eating che abbiamo appena visto. Suggeritemi magari anche nei commenti quali altri youtuber vorreste vedere o rivedere, perché no, in un altro episodio. Io vi lascio allo scorso episodio, ovvero al video di settimana scorsa, in cui ho reagito al full day eating di Sam Sulek. Lo trovate cliccando praticamente qui in alto. Altrimenti ci vediamo in un prossimo episodio.